is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I miei videoclip sono cinematografici, dicono, no? Qualcuno magari dice: mamma mia, esagerato con la storia, esagerato con i reparti, esagerato con le comparse, col cast. Alla fine si possono fare video riuscitissimi in puro stile playback e fashion, no? Staccando così. Io non riesco, a prescindere dal fatto che ho bisogno di scriverli i video. Cioè, c'è sempre scritto scritto e diretto. Cioè, per me la regia parte sulla carta. C'è sempre un momento in cui io ascolto il pezzo e prendo i miei tempi, lo ascolto, lo risento, così in macchina lavoro molto, mentre vado a fare un montaggio, mentre vado a fare i sopralluoghi, c'ho il pezzo in macchina mia ci sono solo dischi di gente locale che fa musica, perché un po' è per lavoro, un po' perché anche a me piace studiare la scena, e ovviamente sono tutti dischi di musicisti, non di, insomma, di musicisti. I went down, 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 and the flames went higher, and it burned. Questo è il mio metodo di lavoro, insomma, con tanti reparti, un po' barocco. Io lavoro su movimenti di macchina, quindi ho bisogno di mezzi, macchinismo, eccetera. Ho bisogno che durante quel movimento di macchina ci sia una microazione sotto macchina e sul fondo un'altra, facendo coordinato un cambio di fuoco, mentre nel frattempo sta esplodendo qualcosa dietro, cioè. La mia idea di regia è che in ogni quadro, un po' alla Wells, quando era che si muoveva su tre piani, un po' mi piacerebbe, lo sanno tutti, insomma, alla Kusturica, no? Che all'interno di un'inquadratura ci sono 5-6 azioni, ecco. Quella è la regia che apprezzo. Non sono per un cinema di forma e di concetto. A me piace poter costruire con chi guarda una cosa. Anche perché lavoro con l'arte, no? Già facendo un videoclip la musica è già un'arte di per sé. Quindi non mi piace costruire astrazione, concettualismo. Mi piace costruire con chi guarda quello che faccio io, empatia piuttosto. Il cinema che trasmette e che lavora sull'empatia diretta con lo spettatore è quello che preferisco, quello che ci metto nei lavori che faccio e quello che farei se facessi un film a soggetto o un lungometraggio. Anche nel documentario adoro, quando mi è capitato di girarli, la manipolo la realtà, la trasformo. Non riesco, non credo che possa esistere un cinema verité puro che non assomigli a telegiornale. Cioè, nel momento in cui una macchina da presa viene accesa, si dà il motore e la mettiamo, non lo so, all'angolo di un bar e la lasciamo girare 24 ore, non abbiamo comunque fatto un documentario. Cioè, non abbiamo manipolato il punto di vista. Il fatto stesso che siamo entrati con una macchina, abbiamo premuto motore, ha costruito un prodotto audiovisivo. E io credo che questo già sia manipolare la realtà in qualche modo. Già che è così, io la manipolo quanto più possibile. Sit at his father's right hand. I went out walking with the Bible and the gun. Io sono per un cinema artefatto. Ho sempre imparato il cinema sul set dei film a soggetto. Ho cominciato come runner, assistente alla regia, aiuto regista. Ho fatto la gavetta sul set. Territorio, il mio legame col territorio è forte. Io sono stato 12 anni fuori casa, diciamo, sono stato a Bologna, a Parigi, a Milano, a Roma per lavorando in produzione. Poi ho deciso di tornare perché quello che ho trovato qui non è tanto, sapete, quello che poteva esserci a Milano come industria, diciamo, o che ci potrebbe essere anche a Londra.
parlo proprio come mercato, industria dei videoclip o comunque pubblicità e quant'altro. Qui in questo territorio trovo la possibilità di poter veramente pensare, concepire, metterci un po' di autorialità in quello che faccio.